Sulla Col de Stocco, salita di un chilometro, c'è O'Grady che va all'attacco. Allora non avrebbe seguito Lefebvre, ma sarebbe ritornato con lo zio Jean-Luc Vandenbroucke, direttore sportivo della Lotto, perché lo zio gli avrebbe consentito di avere finalmente i gradi di capitano. Il via alle 9.45, 193 le formazioni al via, con soli 5 olandesi, minimo storico. Gli italiani sono 68, 84esima Liegi, Baston Liegi, chilometri sono 265, con ben 13 salite. Arrivo a Dans, nella banlieue di Liegi, e la corsa è soprannominata la Doyenne, ovvero la più anziana, la decana delle classiche. La prima edizione è data 1894. Siamo a 2-3 km dall'Ostocco. Questa è una salita durissima. Di solito qui viene la prima grande selezione, perché subito dopo l'Ostocco c'è questa discesa, un tratto in pavé, in leggera salita, poi la Haute Levée, un'altra salita di 2 km durissima. Questa vicinanza di queste due salite di solito rompe letteralmente il gruppo, ed è molto importante stare davanti, perché lo Stocco viene preso praticamente da fermi, c'è una curva molto stretta, molto difficile, e subito questa salita ripidissima con una pendenza del 15-16%. Se sei in quarantesima, cinquantesima posizione, corri il rischio di rimanere tagliato fuori già a 80-90 km dalla conclusione. Quindi qui c'è la prima grande selezione, ed è proprio questo, vedete la curva, voltano a destra e subito lo Stocco ripidissimo, e come dicevo in precedenza è importantissimo stare davanti, ed è proprio per questo che la Mapei sta facendo il treno, come si dice in gergo, con un Gianni Bugno motivatissimo, e comunque per adesso sta molto bene. 22% la pendenza massima, un chilometro a quota 100. Potete notare la netta differenza tra i muri delle corse fiamminghe e le côtes, come vengono chiamate qui in Vallonia, la zona francofona del Belgio. I fiamminghi invece sono nederlandesi, cioè olandesi. Sul riquadro in basso l'attaccante O'Grady, mentre ricordiamo che 10 formazioni italiane su un totale di 25 squadre. L'ASICS CGA che ha Bartoli come leader, Bartoli che ha vinto l'anno scorso, la Mapei con Ballerini, leader di Coppa, Bugno, Zanini, Vandenbroucke, la Polpi con Mirko Celestino e il francese Leblanc, la Saeco Cannondale con Dario Frigo, Petito febbricitante ha dovuto dare forfè, la Mercatone 1 Bianchi con Velo e Podenzana, la Tollo Alexia con Colagella, Ballan con Lele Colombo, mentre vedete Scheffer e Jerman all'inseguimento, mentre siamo ritornati in testa al gruppo con Zanini. Eccolo qua Zanini, vincitore dell'Amstel Gold Race, il primo italiano che ha vinto l'Amstel Gold Race. Allora eravamo rimasti alla Tollo Alexia con Colagella, Ballan con Lele Colombo, la Scrigno Gaerne con Filippo Casagrande e Casarotto, la Riso Scotti Iowa con Bobrick e Brignoli, e la Brescia Latte Liquigas con Piccoli e Sgambelluri. Ma non sono solo queste gli italiani in gara, abbiamo infatti Peron, la Française de Joux, Francesco Casagrande, Fondriest e Bertolini nella formazione francese della Cofidis, Ferrigato nella Iberica Vitalissimo, Massi e Delli nella Casino, la squadra che ha veramente vinto il maggior numero di corse, mentre al comando vedete Canzonieri. Questo è il gruppo dei battistrada, c'è O'Grady che è stato campione del mondo dell'inseguimento a squadra. Eccoci nel tratto più difficile, 22% la Liegi Baston Liegi, è la corsa più amata dai supporter, dai tifosi, mentre ecco il gruppo con il gigantesco Zanini in testa, mentre sempre Canzonieri a fare l'andatura. Liegi Baston Liegi, da un'indagine è risultata la corsa più amata dai tifosi del ciclismo. Intanto vedete la difficoltà, questo è un tratto al 22%, Blausun che fa fatica a salire, adesso ci sono 200-300 metri un po' più facili, intorno al 7-8%, poi una curva a gomito e comincia subito la discesa. Sempre Canzonieri, un Canzonieri che quest'anno va molto bene, però vedete soprattutto davanti uomini della Mapei e della Festina, Festina che può contare su Virenca, ma sono Dufaux, Hervé e Moreau gli uomini più in forma.
di questa formazione, una tra le più agguerrite di questa Liegi-Vastoliegi. E in vetta a questa salita c'è il monumento che ricorda le 5 vittorie di Eddy Merckx. Eddy Merckx è infatti il recordman di questa corsa, avendo vinto nel 69, nel 71, nel 72, nel 73 e nel 75, mentre Moreno Argentin, soprannominato poi il principe dell'Ardenne, ha 4 successi nell'85, nell'86, nell'87 e nel 91. Hanno vinto questa corsa, oltre a Argentin, 4 i sigilli di Moreno, anche Preziosi, Carmine Preziosi nel 65, Contini nell'82 e Bartoli l'anno scorso. 60 le vittorie belghe nella Decano, l'Italia è seconda nella classifica parziale per nazioni con 7 vittorie. I belgi però non vincono dal 92 con Dirk de Wolf, attuale opinionista della televisione belga di espressione nederlandese, RTBN, radio televisione belga nederlandese, l'altra invece BRTF, vale a dire comunità francofona. Abbiamo visto prima canzonieri, guardare sembra così, guardare l'ora, no, al frequenzimetro lì sul polso e ha controllato le pulsazioni, questo è uno dei rati più difficili. Comunque mancano ancora una ventina di chilometri alla conclusione, sembra che vadano piano ma il gruppo sta facendo fatica e dopo questa discesa e soprattutto nella salita successiva Oudlevé ci sarà una grossa selezione, difatti vedete che piano piano il gruppo si allunga, anche perché adesso c'è una curva gomito a sinistra, subito questa discesa ripidissima e poi comincia questo tratto di pavé abbastanza difficile, e nulla a che vedere con la Roubaix. Sullo sfondo, vedete sullo sfondo il monumento che vi ho citato. Allora, De Wolf, seconda al mondiale del 90 in Giappone, alle spalle del connazionale Danens, recentemente scomparso in un incidente automobilistico. Danens si stava recando all'arrivo del Giro delle Fiandre, era opinionista per Eurosport olandese. Sì, Rudy Danens, ex campione del mondo, sul percorso tante scritte che dicevano addio Rudy, un ragazzo di 37 anni, veramente una tragedia che ha colpito il mondo del ciclismo, e così una disgrazia davvero grossa. Allora, questa mattina alle ore 5 i delegati dell'Unione Ciclistica Internazionale hanno effettuato 5 controlli ematici alla Polti, alla Mercatone, alla Casino e alla Telecom, tutti a posto. Sì. La Polti è stata così la prima a essere controllata, sveglia alle 5:15, c'era un po' così di risentimento anche perché la corsa è lunga e dura e così il direttore sportivo Stang era un po' contrariato, ha detto sì è giusto fare questi controlli, ma proprio questa mattina sono stati costretti i corridori a una levataccia, difatti sono stati svegliati alle 5:15, mentre siamo nel tratto in pavé, questo tratto in leggera salita. Hanno già nelle gambe molti chilometri, 177, e ora volteranno di nuovo a sinistra, poi a destra, e questo strappo di un paio di chilometri, Oudlevé, anche questo con una pendenza del 12-13%. E dopo la Oudlevé i corridori affronteranno la Côte d'Orsiers, la Côte de l'Orsay, la Côte de la Redoute, la Côte d'Orne, la Côte de Saint-Ilman e infine a soli 5 km dalla conclusione la Côte de Saint-Nicolas. Ricordiamo che l'arrivo è posto nella banlieue di Liegi in Rue Saint-Jean Jaurès ad Ans, e siamo sempre con l'uomo di testa, mentre vedete inquadrato Frank Van den Broek, incomincia a scattare Frank Van den Broek, 23enne, alla sua prima esperienza, eccolo qua Frank Van den Broek, alla sua prima esperienza nella Liegi-Bastogne-Liegi. E proprio stamane l'unico giornale locale che esce a Liegi titolava a tutta pagina: riuscirà un ragazzo di 23 anni a centrare il suo bersaglio al primo assalto, mentre la regia ci ripropone appunto la progressione di Van den Broek. Se ci riesce vuol dire che è effettivamente un grande campione. Quest'anno aveva come obiettivo Parigi-Nizza, Freccia Vallone, ha vinto la Parigi-Nizza vincendo il prologo, vincendo l'arrivo in salita, relegando al secondo posto il numero uno delle classifiche mondiali, Laurent Jalabert, ha vinto meritatamente la Gent Wevelgem, ha fallito per un non nulla la Freccia Vallone, vinta da Hamburger, coadiuvato, aiutato
da un grande Alberto Elli. Oggi così, per lui è una scoperta, questa è una corsa lunghissima, 266 km, ma soprattutto molto ma molto dura. Gli ultimi 130 km comprendono solamente salite e discese. Se oggi riuscirà a vincere, beh, allora bisognerà togliersi tanto di cappello, vuol dire che il Belgio ha ritrovato un altro grande campione. Codelaut Levé, mentre Andrej Chmil, ora belga, ha protestato con il suo direttore sportivo Van de Broek, mentre ecco qua Berzin che ha colto la sua prima importante vittoria proprio nella Liegi, Baston di Liegi. Ecco, un giudizio su Eugenio. Quest'anno corre per una formazione francese, la Française des Jeux. Un giudizio su Eugenio: riuscirà Eugenio, che aveva veramente dimostrato di essere un grosso corridore Giro Italia, Liegi, Baston Liegi, era partito, eccolo qua Eugenio, era partito per fare da punto d'appoggio a Furlan, poi nessuno è riuscito a prenderlo. Riuscirà Berzin a ritrovare lo smalto delle grandi vittorie? Primo piano per Eugenio Berzin. È sempre andato più piano da quel 1994, mentre vediamo a rallenti lo scatto di Eugenio Berzin. 94 vinse la Liegi Baston Liegi, ma soprattutto vinse il Giro d'Italia, ero uno sconosciuto. Poi sempre peggio, poi è arrivato terzo l'anno successivo, poi l'anno scorso è letteralmente scomparso. Quest'anno è approdato alla Française des Jeux, squadra francese diretta da Madiot, e così sta cercando di ritrovare il passo che gli ha consentito di vincere queste grandi gare. Per adesso non si è ancora visto, però incomincia a riscattare proprio su questa strada che per prima lo lanciò nel mondo dei grandi, Marc Madiot, vincitore di due Parigi-Roubaix. Allora, ha ragione Chmil a protestare con Van de Broek per... mentre c'è Bettini nelle prime posizioni, a protestare con Van de Broek perché era rimasto nella scia di Dierksen. E Chmil, nonostante quattro forature, è poi riuscito ad arrivare discretamente alla Parigi-Roubaix. Ha ragione di protestare Andrej Chmil? Penso di sì, l'hanno lasciato là, non l'hanno aiutato per niente, ha dimostrato di andare ugualmente fortissimo, perché da solo si è classificato in tredicesima posizione. C'è questa... si è arrabbiato molto perché ha detto no, uno che ha vinto la Roubaix, uno che è in grande forma come me, non doveva essere lasciato là da solo, e quindi così c'è questo divorzio annunciato tra Chmil e la Lotto di Jean-Luc Van den Broek. Intanto vedete Bettini, gregario di Bartoli, un Bartoli che è uno dei grandi favoriti per questa Liegi-Baston Liegi, anche perché l'ha vinta l'anno scorso, mentre vedete che il gruppo sta raggiungendo i contrattaccanti, dovrebbe essere ancora al comando Gredi. Un Bartoli che ha una gamba eccezionale, dice lui, e io lo posso provare perché l'ho visto in questi giorni allenarsi, solo che ha questo problema di questa bronchite, a volte ha proprio degli attacchi veri e propri che lo costringono a fermarsi, l'abbiamo visto anche alla Freccia Vallone, scattare e poi a un certo punto proprio smettere di pedalare perché non riusciva più a respirare per questo catarro che gli dava fastidio. Intanto siamo nella cima della Haute Levée, adesso non c'è discesa ma c'è un lungo falso piano di 2-3 km, vedete che c'è questa grande battaglia, anche Jean-Luc Leblanc che l'anno scorso si classificò quarto in questa corsa. Auro Bulbarelli ci ha detto che per assaggiare le reali condizioni di forma di Bartoli ti sei allenato anche tu in bicicletta con lui. Sì, è stato venerdì, abbiamo fatto gli ultimi 130 chilometri, io naturalmente ho dovuto così avere l'assistenza dall'ammiraglia guidata da Sergio Parsani, però vi posso garantire che eccolo Bartoli, vedete proprio qui nelle prime posizioni, questo è un segnale positivo. L'ho visto fare la Redoute in un modo incredibile, l'ha fatta tutta con il 53-19. Attenzione, questo è Bogaert, il campione olandese che è andato fortissimo anche nella Freccia Vallone, ma a centro gruppo, mentre intanto vediamo che parlottano un Vitalizio e un Secco. Abbiamo visto nelle prime posizioni quel Bo Hamburger, vincitore della Freccia Vallone. A questo punto mi sembra giusto parlare della Casino se votre equipa, 25 vittorie. La grande sorpresa di questa stagione sono proprio gli uomini della Casino a fare l'andatura. 25 vittorie, 6 con Leston e Kirsipu, 4 con Elli e Massi, 3 con Hamburger e Chanteur, 2 con Yerman, 1 con Saligari, Aus e Barté, il campione nazionale
francese. Ecco qua intanto 84esima Liegi, Baston Liegi, siamo a Well, siamo ormai in vista delle ultime salite. Allora, qual è, secondo te, mi rivolgo a Davide Cassani, qual è il segreto di questa formazione? Formazione che ha in Daniele Tarsi, nel dottor Daniele Tarsi, il preparatore atletico. Il segreto è che si sono preparati molto bene quest'inverno, hanno avuto 4 ritiri, sono stati insieme per un mese, suddiviso in periodi di una settimana l'uno. Si sono preparati in un modo differente, meno chilometri ma fatti più forti, quindi più qualità e meno quantità. Questo gli ha permesso di avere così uno spunto migliore. E praticamente soprattutto il dottor Tarsi, e con l'aiuto di Elli, di Massi e di Saligari, scusa, hanno portato questa... ricordo che siamo tornati sul gruppo di testa, questo è Yerman, siamo nel gruppo degli inseguitori di Ogrelli. Siamo, e quindi questo sono riusciti così a portare la mentalità vincente in un gruppo che invece fino a quest'anno non era riuscito a ottenere nessun risultato. Mentre abbiamo visto prima la selezione, sono rimasti davanti una cinquantina di corridori, questa mattina sono partiti più di 180 e, come vi dicevo prima, Stocco e Hautlevé hanno già creato una netta selezione. Adesso vedete ancora la velocità sostenutissima, questo è un tratto duro perché vengono due salite dure, ma qui c'è strada in leggera salita, vento laterale e diventa difficilissimo, vedete proprio i corridori sul ciglio perché il vento proviene da sinistra. E con questa situazione un primo break di pubblicità. Magnin 115, Zanini 110, poi Musseu e Zabel con 100 punti, Nolo Tafi. Vogliamo ricordare che vengono assegnati 100 punti al vincitore, è stato cambiato il regolamento proprio per dare maggior peso a chi vince e non ai piazzati. Ora c'è la Ganne Casino in testa al gruppo, cosa significa? Ma la Ganna non ha, secondo me, uomini per poter aspirare alla vittoria, cerca soprattutto di prendere il rifornimento davanti. Però la cosa che vedete anche in prima fila, Fondris che è caduto al Giro delle Fiandre, ha ripreso da 3 giorni ad allenarsi, l'ho incontrato proprio venerdì scorso, proprio in una di queste cote, e mi diceva così, abbastanza tranquillo perché il male alla schiena non era derivato dai soliti problemi che lo costrinsero anche ad un intervento chirurgico alla schiena, però dalla semplice caduta, quindi ha ripreso ad allenarsi e per oggi aveva come obiettivo raggiungere il secondo rifornimento, c'è riuscito, anzi penso che vada avanti, quindi può essere così, può trovare la condizione nei giorni prossimi. Ecco, attenzione al campione olandese, l'avete visto con la maglia rossa, bianca e blu con le inquadrature riprese dall'alto, si sta portando in testa Bogaert, campione nazionale, è andato molto forte alla Freccia Vallone. In questo momento sembra intenzionato ad ottenere finalmente un grande risultato. Ecco, è difficile recuperare il sacchetto. Guardate quel signore sulla destra della Vitalizio. Finalmente è riuscito ad afferrare il rifornimento, il sacchetto, dopo 4 tentativi falliti. No, non è difficile oggi perché il rifornimento è in un tratto in leggera salita, quindi la velocità non è sostenutissima, però sono talmente abituati i corridori, sono tutti sulla destra, i massaggiatori che sono gli addetti al rifornimento hanno la maglia per farsi riconoscere da lontano, e quindi il corridore, quando si accorge che c'è il meccanico, il massaggiatore, si sposta sulla destra e prende il sacchetto. Intanto sono adesso gli uomini della Festina, mi sembra Virenk che scatta, difatti è Richard Virenk che non è in grandi condizioni. Nella Festina Hervé, Moreau e Dufault stanno andando più forte di lui. Virenk che è indubbiamente il corridore più amato, più popolare in Francia, Virenk che quest'anno ha cambiato completamente look tingendosi di biondo i capelli, ora si porta in testa forse per farsi vedere, mentre sempre nelle prime posizioni, mentre c'è Loda in testa al gruppo,
sempre nelle prime posizioni, avevo visto il campione olandese Bogert parlottare con gli uomini della Rabobank, quindi attenzione, si può prevedere un attacco del, eccoci qua con il bresciano Loda, poi viene marcato da Shinto, si può prevedere un attacco degli uomini della Rabobank, mentre vedete Berzin, poi a 1.32 Bouvard, poi il gruppo, ora aspettiamo che la regia chiarisca esattamente il ritardo del gruppo, torniamo su Berzin che ha stretto la scarpetta, Berzin veramente pimpante alla grande, ritorna finalmente nelle prime posizioni del gruppo dopo due stagioni negative. Berzin è emigrato alla Française de Joux, formazione diretta da Marc Madiot. Ecco, come mai un tempo era l'Italia la mecca dei ciclisti, come mai ora le vedette preferiscono emigrare in Francia, all'estero insomma? Perché sono entrati nel ciclismo grossi sponsor, le squadre hanno grossi budget intorno ai 9-10 miliardi e quindi sono riusciti a prendere i corridori migliori. C'è un grosso interesse in Francia in merito anche così dell'onda lunga del Tour de France, che è la corsa più importante al mondo. Intanto vedete Bartoli in prima posizione. Bartoli che ha ancora due o tre compagni di squadra al fianco, abbiamo visto Coppolillo, abbiamo visto Scheffer che era nella fuga iniziale ma non ha mai collaborato, quindi dovrebbe essere abbastanza fresco. 59 km alla conclusione, mentre è strana la storia di Scheffer che è rimasto con il passaporto del Kazakistan mentre ai genitori è stato ridato il passaporto tedesco. Sì, una storia, anche questa così, ho parlato molto con lui venerdì in allenamento, è una storia da un certo punto di vista molto triste, perché lui è di origine tedesca, difatti Scheffer è un nome tedesco, i suoi nonni abitavano in una enclave, penso, comunque in una piccola repubblica tra la Russia e la Germania, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale sono stati deportati dai russi e trasportati in Siberia perché avevano paura che questo popolo tedesco si alleasse con la Germania contro la Russia. Quindi praticamente lui avevano paura di azioni di spionaggio e di guerriglia alle spalle del fronte. Quindi i suoi genitori sono nati in Siberia, lui stesso è nato in Siberia, ha abitato là fino ad 11 anni. Mi raccontava che in inverno c'erano dei momenti che c'erano anche 2 metri di neve, facevano delle gallerie per poter muoversi da un posto all'altro e quando la temperatura era sotto a meno 45 gradi non andavano neanche a scuola. Poi a 11 anni si è trasferito con i genitori in Kazakistan, dove ha vissuto fino al 1993, anno che è passato professionista. Nel 92 con la nazionale russa ha avuto molti piazzamenti, è arrivato quinto al Giro d'Italia, Giro d'Italia dilettanti vinto da Pantani, è arrivato terzo al Giro delle Regioni vinto da Petito e è stato ingaggiato da Bruno Reverberi. Da allora lui abita in provincia di Reggio Emilia. Fra l'altro nel 94 i suoi genitori sono tornati in Germania, gli hanno ridato la cittadinanza tedesca mentre lui gli è stata negata, però adesso vive proprio qui in Italia, in provincia di Reggio Emilia. Mentre nella classifica squadre di Coppa del Mondo, come vedete, domina la Mapei che non si limita a vincere le classiche linee, ma con Tonkov ha dimostrato che il russo può aspirare al successo anche al Giro d'Italia. Tra i favoriti, tra gli uomini che sicuramente saranno protagonisti al Giro, abbiamo dimenticato Miceli, il giovane che l'anno scorso era andato molto forte. Sì, Miceli che è passato quest'anno la Riso Scotti di Emanuele Bombini, si sta preparando, quel quarto posto gli ha dato grande fiducia e rassicura il proprio direttore sportivo dicendogli che per il Giro d'Italia sarà pronto, sarà in grado di ripetere il Giro dello scorso anno. Intanto c'è ancora attendismo nel gruppo, è un po' il leitmotiv di questa stagione, l'abbiamo visto al Giro delle Fiandre, l'abbiamo visto anche alla Parigi-Roubaix, non si scoprono le squadre, ci sono così ogni tanto questi scatti, però non c'è una squadra che prende in mano le redini della corsa. Sì, c'è stata la Onze nella Freccia Vallone, però ha perso, quindi c'è questo attendismo e probabilmente solo sulla Côte de la Redoute
una tra le più difficili di questa corsa, ci sarà grande battaglia. Allora la situazione, Berzin al comando, il vantaggio ha raggiunto la punta di 2 minuti nei confronti del gruppo. Abbiamo alle nostre spalle l'inviato speciale di Tutto Sport, Beppe Conti, l'analisi di questa corsa. Ma è una corsa che sta per entrare nel vivo, fa piacere vedere Berzi nuovamente all'arrembaggio, nuovamente in prima fila, un corridore che non si poteva perdere per strada come si è perso dopo aver vinto il Giro d'Italia, come ha saputo vincerlo lui nel 94 davanti a Pantani e Indurain. E quindi questo intanto è già un bel colpo. Adesso vedremo cosa accadrà sulla Redoute, ma soprattutto questa Côte de Saint-Nicolas che c'è alla periferia di Liegi, inedita, e che sarà quella che secondo me potrà decidere questa corsa. Tu vieni direttamente dalla corsa, come ti è sembrato Bartoli? Bene, direi bene, attorniato finalmente anche da compagni di squadra all'altezza che sanno proteggerlo in questa fase d'attesa, cosa che magari non era accaduto altre volte, quindi diciamo che per adesso le cose stanno mettendo bene, però ripeto, prima della Redoute può accadere di tutto in questa corsa. Mentre non si hanno notizie precise sull'eroe della Parigi-Roubaix, Ballerini. Sì, anche perché con queste maglie in gruppo si fa veramente fatica a riconoscere la maglia di leader di Coppa del Mondo, però Ballerini già anche alla partenza e già anche nei giorni scorsi ha sempre detto che lui la maglia di leader cercherà di difenderla al meglio all'Amstel Gold Race il prossimo sabato. Quella gara è molto più adatta alle sue caratteristiche per poter far punti, perché la maglia di leader è uno dei suoi obiettivi di stagione, ed è molto piacevole questo perché sul percorso dell'Amstel Gold Race si correrà in ottobre anche il campionato del mondo. A Falkenburg, il Borgo dei Falchi, dove trionfo Ras con Battaglin brutalmente gettato per terra da Turau nello sprint finale. Ringraziamo l'inviato speciale di Tutto Sport, Beppe Conti. Sì, come diceva Beppe Conti, non ha una preparazione specifica per questa gara. Lui ha fatto tutta la campagna belga, la campagna fiamminga con la Tre Giorni della Panna, Giro delle Fiandre e soprattutto Parigi-Roubaix. Quindi non ha un allenamento specifico per la Liegi-Bastogne-Liegi, che è una tra le più dure, dove ci sono queste cotte. Oggi c'è un dislivello di 4.000 km come una tappa alpina in un Giro d'Italia. E quindi per lui è molto più adatta l'Amstel Gold Race. Ed eccoci appunto su una di queste côte con l'ASICS che sta facendo l'andatura in seconda posizione. Vediamo proprio Maurizio Fondries che sta riprendendo dopo la brutale caduta, mentre Bouvard è stato ripreso dal gruppo. Quindi solitario al comando Eugenio Berzin, siamo alla Côte de l'Arcé. Un giudizio su queste salite, visto che tu le hai affrontate tutte, parte in macchina e parte in bicicletta? Devo dirti che le ho fatte tutte in bicicletta col mio passo, ma le fatte tutte in bicicletta. Sono veramente... Si era risentito sul fatto della macchina. Sono veramente impegnative, anche questa Côte de l'Arcé, il primo chilometro ha una pendenza del 13-14%, ma la cosa più difficile è che negli ultimi 130 km non c'è pianura, quindi sono salite continue, discese, molte delle quali proprio durissime, da 41-19, 41-21. Bartoli questa mattina ha montato come rapporto più agile 39-22, mentre Massi, per esempio, altro corridore in grande forma, ha adottato invece un 42-23, che più o meno hanno lo stesso... Ecco, il rapporto che sviluppa quanti metri per pedalata? Ma sviluppano circa 6 metri. Scusa un attimo, Berzin, 2,30 nei confronti del gruppo. Continua a migliorare la situazione di Eugenio Berzin. A questo punto può farcela Eugenio? No, penso di no, perché manca ancora troppo e si è riportata la ASICS al comando. Io penso che ci sia una grande battaglia sulla Redoute. L'anno scorso, proprio su questa salita, partirono Bartoli insieme, ecco, a Durlet e Solaberto. Ecco, attenzione, ha messo proprio in testa i suoi uomini, quindi forcing degli uomini della ASICS CGA, mentre nell'Oltrepò Pavese, dalle parti di Broni, si brinderà a questo punto. Berzin vive da quelle parti, si brinderà proprio per il ritrovato Berzin, che sta ora affrontando l'ennesima salita. Abbiamo già detto che le salite, mentre ora sono gli uomini della Casinò che stanno scattando in testa al gruppo. Berzin al
comando, mentre al suo inseguimento, vediamo, è ora uscito ancora Rolf Yerman. Yerman e il kazako Schaffer, dopo aver promosso la fuga che ha caratterizzato praticamente la prima parte di questa Liegi-Bastogne-Liegi, hanno ancora sufficienti energie per rimanere in testa al gruppo, per scattare. Sì, perché hanno collaborato poco e quindi sono quasi più freschi degli altri, perché hanno sempre avuto un'andatura regolare, mentre dietro il gruppo aveva più strappi e quindi era più difficoltoso stare nel gruppo stesso. Prima abbiamo visto al comando Bettini e Tani, vuol dire che fino a questo punto Bartoli è supportato molto bene dalla squadra, una squadra che può contare su Bettini, su Coppolillo, su Noè, Scinto, Schaeffer e Tani, quindi così un bel apporto, un buon appoggio da parte dei compagni di squadra. Io penso che sia l'uomo da battere oggi Michele Bartoli, quello strappo a 6 km dalla conclusione, nuovo, 1200 metri con una pendenza del 10-12%, potrebbe mettergli le ali ai piedi, naturalmente ci riuscirà a arrivare lì con i primi. Intanto continua ad aumentare il vantaggio, perché non, sì, c'è qualche scatto, ma non c'è nessuna iniziativa seria, e quindi Berzin, fra l'altro, ottimo ne approfitta, 3 minuti di vantaggio, era uscito come azione dimostrativa, un vantaggio che si è mantenuto nell'ordine della manciata di secondi, poi di colpo il gruppo ha rallentato, si fa per dire, e Berzin ha preso vantaggio, ha incominciato a crederci, sta spingendo a fondo. Avete appena visto l'ammiraglia di Marc Madiot, vincitore di 2 Parigi-Roubaix, che si è avvicinata forse un po' troppo. Non ti sembrano un po' troppo pericolose le manovre delle ammiraglie? Qui almeno no. almeno così appaiono, sì, sempre sui teleschermi. Ci sono dei passaggi delle moto, mentre Baranowski, un polacco che corre per l'americana US Postal, che contrattacca. No, lì non era assolutamente pericoloso, perché la velocità di Berzin era molto così, sui 20-25 km orari, quindi poteva benissimo stargli di fianco. Questo è un corridore polacco che abita in Spagna, vicino a Barcellona, e internazionale polacco, vive in Spagna, difende i colori di una formazione statunitense nata l'anno scorso, gli United States Postal. L'anno scorso c'era anche Adriano Baffi, che quest'anno è ritornato in Italia, in quanto che, come lui giustamente ci ha detto, nessuno mi tirava la volata, era sì un vivere bene, un vivere piacevole, perché nessuno ti responsabilizzava, mi dissero fai le volate quando credi e quando puoi, però a un certo punto non c'era nessuno che mi desse una mano. Sono ritornato in Italia e spero di concludere ancora degnamente la mia dignitosa carriera in Italia. Berzin, ecco, abbiamo già detto che questi spinaci sono stati proibiti dall'Unione Ciclistica Internazionale, c'è stata addirittura una forma di referendum per sentire se erano realmente pericolosi o meno, tutti i gruppi sportivi hanno detto che non erano assolutamente pericolosi, l'Unione Ciclistica Internazionale invece ha mantenuto la sua tesi secondo la quale la serie delle cadute che hanno caratterizzato la scorsa stagione, mentre c'è anche Faresini, il campione nazionale, nelle prime posizioni, poi c'è Bogart, ecco, la serie di cadute che avevano caratterizzato la scorsa stagione dovevano essere addebitate appunto a questi spinaci che rallentavano il tempo di reazione per andare sui freni. Non mi sembra vero. No, non penso, anche perché i corridori adottano lo stesso questa posizione, allora sì che può diventare pericoloso. È stata presa questa decisione un po' troppo affrettata, forse era così più conveniente chiedere il parere dei corridori, sono professionisti, secondo me sono molto bravi ad andare in bicicletta e sarebbero stati loro eventualmente a prendere, così a dare un giudizio e eventualmente abolire oppure no queste appendici. Una scelta demagogica da parte del presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale Verbruggen, che invece ha mantenuto ancora a titolo sperimentale quelle ruote che erano state considerate pericolose in un primo momento, abolite, poi ritornate
ancora d'attualità, poi nuovamente abolite. Tu stesso mi hai detto che le ruote, non facciamo il nome naturalmente, sono pericolose. Sono pericolose perché sono praticamente ruote a razze, però sono delle lamine vere e proprie, quindi nelle cadute potrebbero causare inconvenienti a chi cade. Mentre siamo ormai al Gran Premio della Montagna, della Côte d'Orsay, sempre gli uomini dell'ASICS CGA attenti nelle prime posizioni, però hanno un po' di timore nel prendere l'iniziativa. Io penso che dopo questa salita si metteranno al comando, perché potrebbe esserci un attacco di Michele Bartoli sulla redutta. Intanto vedete anche Dario Frigo con la maglia rossa, Dario Frigo che quest'anno va molto bene, Dario Frigo che è andato fortissimo anche l'anno scorso al Giro d'Italia, mentre Coppolillo, sempre Coppolillo in testa. Un giudizio su questo atleta estremamente importante nello schema tattico della formazione, che purtroppo non è riuscito a monetizzare la sua onesta, brillante carriera con molte vittorie. No, ha vinto una tappa dal Giro del Mediterraneo sull'arrivo della Mona Faron ed è riuscito a vincere l'anno scorso il trofeo Pantalica. Coppolillo, un ragazzo calabrese di Cosenza, però vive da molti anni a Toscanella, vicino ad Imola. Negli ultimi 7-8 anni si è sempre allenato con me, un ragazzo veramente bravo, eccezionale, disponibile, sempre al servizio della squadra. Un corridore che la Liegi ha sempre fatto benissimo. Mi ricordo un paio di anni fa che andò in fuga e fu raggiunto proprio sulla Haute Levée, perché fra l'altro ebbe un problema al cambio. Anche l'anno scorso fu al fianco di Michele Bartoli, fra l'altro lui come gregario ha vinto le ultime due edizioni della Liegi Bastogne Liegi, 2 anni fa con Richard, l'anno scorso con Michele Bartoli. Intanto Faresin nelle prime posizioni, Faresin che vinse il titolo italiano l'anno scorso a Larciano. Ci sarà anche quest'anno il Gran Premio Industria e Artigianato a Larciano, in programma il 2 di maggio con il 3 il Giro della Toscana. Anche per il Gran Premio di Larciano Rai Sport ha previsto grandi spazi, 45 minuti. E intanto nelle prime posizioni incominciamo a vedere anche Ballerini, il leader di Coppa, 48 km alla conclusione. La maglia di leader è bianca con una fascia iridata verticale sulla sinistra della maglia. Abbiamo avuto già modo di dire che per Ballerini è più facile, più così adatta ai mezzi la Amstel Gold Race. Bisognerà vedere però la formazione come si comporterà. Intanto Cmil incomincia a farsi vedere, eccolo in testa, Cmil che aveva protestato a lungo con il gestaccio. Direttore sportivo, un gestaccio, una reazione polemica da parte del corridore diventato belga, in quanto che un once gli si è messo a ruota e non tira. E anche qui vale il vecchio detto: cosa andate a fare in fuga se poi bloccate coloro che hanno voglia di mettersi in evidenza. Eccolo qua, Andrei Cmil, la regia ci rimostra il suo scatto, il suo gesto eufemisticamente polemico. Allora, Andrei Cmil è indubbiamente un esempio per tutti coloro, per tutti i giovani che vogliono dedicarsi a questo sport. Non è più giovanissimo, intanto continua la discussione con l'uomo della once. Vive sul lago di Garda, Cmil è sempre pronto ad allenarsi, mentre ecco Savoldelli, il bergamasco Savoldelli all'attacco. Quali sono le qualità? Ecco qua, Savoldelli conferma la regia. Le qualità di Andrei Cmil: non è più un giovanissimo, eppure ancora, mentre ritorniamo su Berzin, un Berzin ora che va a tutta in questo tratto in discesa della Côte d'Orsay. Eccoci intanto i vari piazzamenti nella Liegi Bastogne Liegi, dal primo posto del 94 all'undicesimo del 97, segno evidente che Berzin si è sempre ben trovato in questa corsa. Vogliamo però ricordare che nel 94, quando vinse, era stato lanciato come punto d'appoggio
di Furlan, e anche nella freccia vallone, fu Berzin a sacrificarsi per quella che è rimasta una mitica fuga di tre uomini della Gewiss, tre uomini di Bombini, vale a dire Argentin, Furlan e Berzin. Ci stiamo avvicinando alla famosa redoute. Dove comincia c'è un cippo con questa frase in francese: qui sono nati le azioni più importanti dei più grandi campioni del ciclismo. È una montagna epica, montagna tra parentesi, comunque sono 2 chilometri di salita, il primo tratto a fianco dell'autostrada con una pendenza del 9-10%, poi si svolta leggermente a sinistra, c'è questi 500-600 metri durissimi sulla 19-20% di pendenza, poi c'è il gran fiume della montagna, ma non c'è subito discesa, ma ci sono ancora un paio di chilometri di strada pianeggiante, leggermente in discesa, ed è molto difficile recuperare. Ora c'è ancora questo stradone, questa discesa velocissima, strada molto bella, e tra 5 chilometri, non di più, ci sarà la redoute. Intanto si ripropone in questa posizione che possiamo chiamare di relax Eugenio Berzin. Eugenio Berzin ritrovato, rilanciato alla controffensiva, sta stringendo i pedali. Sì, sta stringendo le scarpette, piede più fermo, e come succede per gli sciatori quando si apprestano ad affrontare la discesa. C'è una maggiore resa, intanto continua tante volte alla massima ricerca della posizione aerodinamica. Berzin è veramente perfetto in bicicletta, spalle ferme, busto parallelo al terreno, mentre vedete che sta prendendo le famose maltodestrine, mancano ancora 46-47 km all'arrivo, ancora più di un'ora, e hanno già nelle gambe più di 210 km, quindi la fatica comincia a farsi sentire. Tante volte dicono che la differenza tra un campione e uno che non è un campione è proprio sopra i 200 km. E abbiamo sempre parlato di record, intanto la situazione: Berzin è 2 minuti e 30 su Baranowski, a limite dei 3 minuti il gruppo. Abbiamo parlato dei vari record. Ferron, vale a dire il mitico Giancarlo Ferretti, ne ha uno particolare. Ha vinto 4 volte come direttore sportivo questa gara, la prima nell'82 con Contini, poi l'ha vinta con Richard 2 anni fa, l'ha vinta con Bartoli l'anno scorso e l'ha vinta anche con Argentin 5-6 anni fa. Intanto è sempre Nicola Loda che si porta al comando, Nicola Loda che è un grande discesista. E lo sta dimostrando in questo momento. Ferron Ferretti, il sergente di ferro, lo abbiamo rivisto con estremo piacere nello staff tecnico della Rito Scotti, scelto da Emanuele Bombini. Sembrava che dopo l'abbandono della MG Tecnogym Ferretti fosse intenzionato a, come si dice, attaccare l'ammiraglia al chiodo a questo punto, e invece ha avuto questa opportunità e lo abbiamo visto impegnatissimo, proprio come sempre il grande maestro, cercare di spiegare ai ragazzi, tenerli magari allegri con delle battute, con delle barzellette miste a consigli tattici, tecnici. Un bravissimo Ferretti. Questa è una delle sue prerogative, una grande capacità di comunicare ai corridori, di trasmettergli la grinta, la voglia di vincere che lo ha sempre avuto Giancarlo Ferretti. Così è veramente un piacere sentirlo, perché riesce a motivare le squadre dove ha diretto fino ad ora. Secondo me rientrerà nel ciclismo professionistico, anche perché di uno così c'è bisogno, di andare più forte possibile, mentre Berzin nel tratto più impegnativo. E vedete questo tratto, adesso Berzin lo sta facendo con un 39-21-23, in allenamento Bartoli l'ha fatto addirittura con il 53, Bartoli che ha messo ruote speciali in carbonio con un profilo in alluminio per avere una maggiore frenata, mentre sempre Bettini che sta tirando a tutta, tra un po' si sposterà e probabilmente partirà Michele Bartoli. Quindi un'azione particolarmente interessante, particolarmente importante. Bartoli, che alla vigilia aveva dichiarato di non sentirsi nelle migliori condizioni per colpa di un'influenza che lo tormenta ormai da parecchi giorni, col passare dei chilometri sta ritrovando il giusto colpo di pedale, ora ha messo a tutta la sua formazione. È Bettini che fa l'andatura, ma attenzione perché nella scia di Bartoli c'è Frank Vandenbroek, il 23enne
Vallone, c'è anche Massi, il 23enne Vallone, alla sua prima esperienza alla Liegi Baston Liegi, considerato dai giornali locali come il grande favorito. Eccoci, attenzione, vedete Bartoli in seconda posizione, ecco, poi c'è Vandenbroek, due primi eventi, sta calando il vantaggio, si sta muovendo adesso anche Bogaert, attenzione, parte Bogaert. Massi, attenzione, eccolo. Che ecco, eccola. Anche Bartoli potrebbe partire da un momento all'altro, vedete, attentissimo, Vandenbroek, anche Bogaert, poi Dufaux, e c'è anche Ballerini. Vandenbroek, anche Massi, Jalabert in quinta, sesta posizione, aspetterà il tratto più impegnativo per attaccare, ma anche Vandenbroek è in grandi condizioni ed è attentissimo, potrebbe anche essere lui eventualmente ad attaccare, si controlla Bartoli, è veramente così un momento incertissimo. Ed eccolo, eccoci, parte. Bartoli attacca, poi c'è Ballerini, poi Vandenbroek in seconda posizione, allora Bartoli, Vandenbroek, Bogaert nell'ordine. Si attendeva al termine di questa salita alla bagarre ed eccola, ed è Bartoli che lancia l'attacco con Vandenbroek sempre in seconda posizione, con Bogaert in terza, poi c'è Massi nelle prime posizioni. Ripetiamo, siamo sulla salita della Redoute, 38 km alla conclusione, continua Bartoli, però ora si volta, controlla, Vandenbroek lo affianca, sempre Bogaert in terza posizione, attenzione, potrebbe ora partire in contropiede Vandenbroek, mentre ecco che Berzin ha superato il tratto più difficile, può prendere fiato, mentre al suo inseguimento ancora Bartoli con il numero uno nella sua scia, Frank Vandenbroek. È a tutto Vandenbroek, vedete, fa male Bartoli in questo momento, fa male nel senso, fa male agli altri, fa benissimo a contrattaccare e veramente ci sarà una grande selezione. Praticamente lo ha levato di ruota. Vandenbroek si era portato nella scia di Bartoli, ora può Bartoli guardare, mentre c'è Jalabert ora che esce con la maglia gialla, Jalabert in seconda posizione, Bartoli si volta, controlla, continua nella sua azione, un'azione di sgregolamento veramente eccezionale, continua a scattare Bartoli, attenzione Bartoli, poi vedete Jalabert, Vandenbroek che fa fatica, poi Bogaert. Secondo me non è neanche a tutta Bartoli, perché cerca di portare via un gruppetto, non può andare via da solo in questo frangente, quindi cerca di portare via quei tre o quattro corridori come riuscì l'anno scorso quando evasero in tre. Ci sono lui e Jalabert, Vandenbroek è a tutta, esagerato, e adesso sta pagando lo sforzo, mentre Jalabert mi sembra che stia molto ma molto bene. Si controllano, guardano, perché adesso qui c'è da prendere una decisione, o continuare o attendere i primi inseguitori. Mi sembra però che Jalabert a questo punto sia così in fase di attesa, mentre ecco che Bogaert si sta riportando nella scia di Casagrande, ecco lì Casagrande che ora è in terza posizione. Allora nell'ordine vedete Bartoli, poi Bartoli si volta, in seconda posizione c'è Jalabert, poi arriva Casagrande, poi si muove Bogaert, vedremo se Vandenbroek sarà in grado di recuperare. Quattro uomini alla sommità della salita della Redoute, Bartoli scatta ancora, Bartoli fa il vuoto, nuovo attacco da parte di Bartoli, il vincitore della Liegi Baston Liegi dell'anno scorso, parsa in seconda posizione Bartoli, mentre la regia ora ci ripropone l'attacco del toscano, eccolo qua Bartoli, poi vediamo chi si lancia al suo inseguimento, vediamo, ecco Bogaert, poi vedete Casagrande, poi nella scia c'è Massi, ma nessuno dei tre, ecco, quando incominciano a voltarsi, a guardarsi, a cercare di scoprire dagli occhi le reali condizioni di forma, vuol dire che non ne hanno più per inseguire. Attenzione, rivedete Bartoli, quando si è accorto che gli altri erano a tutta, ha voluto proseguire perché vuole probabilmente distanziare il più possibile il gruppo. Non c'è collaborazione da parte di Jalabert, ha visto Vandenbroek in difficoltà, ha visto entrare Massi, ma forse se riuscissero così a stare insieme questi sei corridori, penso che sia meglio, perché mancano ancora 40 km alla conclusione. Detto, vedete Ranity, Bartoli, mani basse, alto sui pedali,
per me non è neanche a tutta in questo momento, cerca di portarvi alla fuga, mentre ecco qui è il momento che Van den Broek cede, acido lattico nelle gambe, adesso c'è questo tratto in leggera salita, c'è ancora Bartoli, vedete che ha un 100 metri di vantaggio, mentre dietro è rientrato anche Duffo, lo vedete con la maglia della Festina, e con il numero 23. Allora, l'ultimo ad arrivare è Laurent Duffo, lo vedete in coda al gruppo degli inseguitori, Van den Broek, Duffo, Jalabert, Bogaert, Massi e Casagrande. La situazione, abbiamo Berzin solitario al comando, poi al suo inseguimento c'è Bartoli e poi questo gruppetto con appunto i nostri Massi e Casagrande, con Duffo, poi vedete con il numero 17 Frank Van den Broek che ha ripreso fiato, questo con la maglia gialla è Jalabert, questo con la maglia rossa, bianca e blu è il campione nazionale olandese Bogaert, poi con il numero 1 ecco Bartoli che è stato recuperato da questo gruppetto. Ha fatto bene Bartoli a rallentare? Sì, ha fatto bene perché, come dicevo prima, deve andare via un gruppetto, se c'è una collaborazione di tutti possono andare a raggiungere Berzin. Bartoli deve partire sulla penultima salita, se ci riesce, penso che ci riesca. L'unica cosa è che bisogna che non rientri più nessuno da dietro, se rimarranno questi 6-7 cambi regolari sono i più forti, potranno andare a raggiungere Berzin. Adesso però vedremo la situazione alle loro spalle. Intanto dopo questa leggera discesa c'è un altro strappo di un chilometro, la Côte d'Esprimont, un chilometro alla 7-8%, poi un tratto di 4-5 km in pianura. Allora, Esprimont con la Côte d'Ornay, 235 km percorsi, 30 all'arrivo, ancora 30 km per Berzin, avremo ancora però poco da aspettare per sapere se Eugenio è in grado di ripetere l'exploit del 94. Alle sue spalle si è formato un gruppo con Duffo, svizzero, Jalabert, francese, Bogaert, olandese, Van der Broek, belga e i nostri Massi e Casagrande. A proposito di Massi che era stato fermato da un gravissimo incidente nel 1988, si temeva addirittura che dopo la caduta di Santa Maria Capua Vetere